Mi spiace interrompervi, signori, ma vedete, un vero gentiluomo ha il dovere di proteggere una fanciulla in pericolo. Professor Layton? Stai bene, Maya? Professor Layton, che ci fa lei qui? Ti spiegherò più tardi. Ora dobbiamo andarcene da qui. Molto bene. Allora, in guardia. Ma che gli prende? Non si muove. Crede che sia rimasto paralizzato dallo spavento? Non lo so, ma è la nostra occasione. Presto, rifugiamoci nel bosco. Lì riusciremo a seminarli. Lasciate che vi mostri le mie abilità. Un vero gentiluomo non delude mai. Thank you.
Lasciate che vi mostri le mie abilità. Risolvere gli enigmi è un vero piacere. Thank you.
Credo di conoscere la risposta. Qualsiasi cosa accada, gli enigmi vanno risolti. Thank you.
Vediamo se la mia ipotesi è giusta. Un enigma complesso, senza dubbio. Thank you.
Vediamo se la mia ipotesi è giusta. Un vero gentiluomo non delude mai. Sembra proprio che lei non sia un'ombra come le altre. La persona che era in questa stanza con la grande strega era proprio lei, non è vero? Ottimo lavoro, Messer Tuda. Cosa? Che ci fa lei qui? E così è lei il misterioso ospite, Sir Flamand. Ma bene, come al solito, la sua amata logica alla fine ha trionfato. Una buona capacità di deduzione può risolvere anche i misteri più intricati. Mi dica allora, Sir Flamand, come mai si trova qui? Potrei rivolgervi la stessa domanda. Anzi, non capisco neppure come possiate essere ancora vivi. Lei era stato tramutato in oro e la sua amica è stata condannata a rogo per stregoneria. Ehi, io non sono una strega. Allora, anche questa è opera della grande strega. Cosa? No, un momento, Sir Flamand. Lei ha ucciso la grande strega. Ma di che state parlando? Non ho fatto niente di simile. Lei, razza di bugiardo! Che cosa ne è stato di Sua Altezza? Assurdo. Il disordine di questa stanza è solo dovuto alla negligenza della sua occupante. Come osa parlare così di Sua Altezza? Vi prego, calmatevi. Sir Flamand, ci descriva le condizioni in cui ha trovato questa stanza al suo arrivo. Ci spieghi che cosa è successo. La presenza di un inquisitore è bastata a caricare l'atmosfera di tensione e diffidenza. E sia, vi dirò tutto ciò che so.